Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel terzo episodio della serie di Made in 2 sul retroserver di Locm MT2. Bene, allora, dove siamo? Siamo poco più avanti di dove abbiamo expato per la prima volta e oltrepassiamo il ponte per andare in questa zona qui in alto, dove ci sono dei mostri un po' più forti. Experemo su questa zona qui e questa qui così. Bene, come vedete qui ci sono dei lupi che però sono di livello 6, i cinghiali di livello 7, e più avanti ci sono gli orsi. Oppure questi lupi grigi che sono di livello 16, ovvero un livello in più del nostro. Bene, direi che qua possiamo cominciare a expare e anche usare le nostre skill, perché siamo molto più forti. Ecco qua. E quindi passiamo subito anche alla zona successiva, quella con mostri un po' più forti. Raccogliamo questi, tanto per, e progrediamo. Finché progrediamo, prendiamo altra esperienza e usiamo un'altra bella skill, il vortice. Molto utile quando c'è un sacco di roba. Altra skill. Non abbiamo nessuno di selezionato, quindi non ha funzionato. Se la facciamo finché arrivano questi cinghiali, cinghialetti, eccola qua. E vi faccio vedere anche l'ultima, sbanfete. E adesso le abbiamo usate tutte. Andiamo a prenderci un po' la mano. Andiamo da questa, poi andiamo anche da questi, ma dopo facciamo qui un saltino degli orsetti, cari orsetti. Sono di livello 15 o 19, grado 2, quindi sono molto più forti e un po' più difficili da buttare giù. Sono venuti fuori anche Lady Bianche, ma non importa. Lady Bianche sono di livello 20, come potete vedere sono arcieri o guerriere. Ecco fatto. Andiamo avanti ancora. Questo è un giacimento di legno fossile che si può estrarre con un piccone che noi non abbiamo in questo momento, quindi non ci serve nulla. Andiamo, oddio, da questo lato di qua, dove ci sono poi le tigri bianche, che sono anche molto belle tra l'altro. Adesso, abbiamo raccolto anche un po' di roba, poi la andiamo un attimo a vedere. Beh, lasciamo le tigri normali. Abbiamo un metin dell'avidità di livello 20, grado 5. Beh, questi sono delle pietre che cadono casualmente su tutta la mappa o comunque su tutto il mondo di metin, e sono stracolme di mostri e anche di esperienza e oggetti. Adesso man mano che andiamo avanti a colpirle faranno spawnare dei mostri per tentare di fermarci. Adesso qua ci vorrà un po', ma possiamo comunque provarci. Perfetto, abbiamo appena distrutto il metin. Adesso vediamo di recuperare tutti gli oggetti e vediamo che cosa c'è di bello. Delle pietre, delle armi. Allora, vediamo un po'. Io ho trovato molte pietre, anche di livello 1, molto buone anche, che possono essere incastonate sulle armi, ma per adesso non serve. Delle armi da sciamano, da ninja, un'armatura da sciamano, una spada e dell'argilla. Campana. E questa cos'è? Velocità della magia, cosa? No, questa è meglio. Però fare questo metin non ci ha dato solo quello, ma ci ha fatto salire a livello 27, ragazzi. Siamo saliti a livello 27.
Beh, direi che possiamo saltare la parte delle tigri, anzi, ci mettiamo proprio qua tanto per facciamo un'espatina veloce veloce con le tigri che ci sono in questo punto qua, perché tanto ormai siamo di livello alto, quindi direi che possiamo cambiare totalmente luogo dove expare e quindi andare un pochino con le di bianche e subito dopo essere arrivati almeno a livello 30 direi che si possiamo sì, potremmo passare nell'altra mappa successiva, ovvero in quella dei non dei giganti degli orchi, diciamo. Sì, la mappa degli orchi viene chiamata. Ci mettiamo qua, su questo punticino, facciamo un altro gruppone bello grosso e lo distruggiamo. Eccoci qua, prima ci potenziamo, così più forte. Bamf. Ok. Di non rimetterci le pelle. Non si scarsi. Boom. Ormai dovremmo averlo fatto questo livello. No, siamo ancora al 29. Va bene, dai. Finiremo fino al livello 30 dalle lady bianche. Comunque, ci sono anche dei mostri particolari nelle mappe. Ad esempio, in questa mi pare. Ah, guarda, ci sono anche qua lady bianche, quindi approfittiamo di queste. Sono dei mostri un pochino più forti e particolari, tra virgolette, più rari, diciamo, unici anche. Ad esempio, su questa mappa, un pochino più avanti, abbiamo una tigre gialla, Lightning. Adesso casomai vediamo anche nel prossimo episodio se non riusciamo a trovarla adesso. Qua facciamo. Richiamiamo anche le di bianche, eccole qua. Perfetto, meglio pozzare ogni tanto, quindi vuol dire prendere le pozioni perché sennò qua potrebbe essere un problema. Allora, come dicevo, alcuni no, non sono passivi, e difatti questa qua, questo comandante non è passivo perché mi viene a rompere sempre le scatole ogni volta che torna in vita. Quindi adesso noi ci spostiamo e andiamo alla ricerca di altri mostri. Allora, qua ne ho viste già qualcuno di diverso, questo qui, Mijun scoraggiata e Lejeune scoraggiata, quindi noi ci potenziamo e le richiamiamo a noi. Spaziamo anche perché qua, aiuto, 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 mamma mia, stavamo per lasciarci le penne. Molto bene. Direi che per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Link alla pagina Facebook in descrizione. E niente, scrivetemi se questa serie vi piace e se avete già giocato a questo gioco. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!